Salve a tutti ragazzi, sono Marco Casario e oggi non vedevo l'ora di preparare questo video per presentarvi l'intervista che ho avuto con TradingView Italia, che ha chiesto appunto di intervistarmi sull'argomento Bitcoin e investimenti e trading su Bitcoin. È stata un'intervista davvero interessante fatta con Enrico, il responsabile della parte italiana di TradingView. Domande interessantissime su un po' l'evoluzione del mondo delle criptovalute, ma poi domande molto specifiche sul mining, se è ancora possibile guadagnare facendo mining in Italia, quali sono le tecniche, quali sono gli investimenti che vanno fatti. E poi abbiamo visto anche, mi ha domandato anche che tipo di approccio utilizzo per le ICO, quindi di parlare un po' delle ICO, di vedere come parlare di come valuto e come vado a cercarmi le ICO migliori e come scarto invece le ICO che reputo meno interessanti, quindi qual è un po' il mio approccio operativo al mondo delle ICO, delle initial coin offer. E dopodiché abbiamo parlato di alcune strategie o alcune tecniche, approcci sul mondo delle criptovalute, quindi come uso l'analisi tecnica o non uso l'analisi tecnica su questi mercati. Insomma, l'intervista è durata più di 40 minuti, quasi 45 minuti, ma magari ve la vedete in piano piano in più step. È davvero interessante, quindi non saltate nessun punto, perché sono sicuro ci sono argomenti e spunti interessanti per approfondire sempre di più questa affascinante materia. Ragazzi, io vi lascio all'intervista di oggi, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Come al solito, buon trading a tutti, ciao! Buongiorno a tutta la comunità italiana di TradingView. Siamo all'appuntamento ormai consueto, che è quello che riguarda il Bitcoin e tutto il mondo che ci gira attorno, ovvero il mondo delle criptovalute. Oggi abbiamo un altro ospite, Marco Casario, che viene da un passato, diciamo, da trader nel mondo del Forex, dell'azionario, quindi mercati un po' diciamo classici, e che si è buttato nel momento in cui si è creato questo hype, questa tendenza intorno al mondo delle criptovalute, anima e corpo all'interno di questo mondo. E quindi abbiamo ritenuto che fosse un ospite valido per spiegare qualche concetto, soprattutto con un punto di vista un po' più relativo al trading vero e proprio. E quindi passeremo 30, 40 minuti, 45 minuti con lui a discutere di alcune tematiche riguardanti Bitcoin. Mi scuso per il segnale che potrebbe far vedere lo schermo al momento leggermente offuscato, speriamo che con uno stabilizzarsi della connessione poi si risolva tutto, ma comunque sia, diciamo che il concetto di fondo è quello che poi Marco ci dirà, che è, insomma, quello che esprime a voce, e quindi l'importante è stare a sentire i suoi concetti. Quindi innanzitutto ti saluto, ciao Marco, come va? Ciao Enrico, salve a tutti. Tutto benissimo, direi. Non vedo l'ora di iniziare. Ti ringrazio innanzitutto per l'opportunità di parlare di una materia così affascinante che ormai sta coinvolgendo un po' tutti, addetti e non addetti al settore. Quindi ti lascio la parola, così partiamo. Dai, allora io faccio la solita domanda che faccio a tutti gli ospiti quando arrivano, cioè come ti sei avvicinato al Bitcoin, in che anno e qual è stato il tuo primo pensiero, la prima volta che hai ben capito il funzionamento che c'era sotto, insomma. Allora, è una domandona. Allora, vediamo di rispondere dando anche una logica razionale e temporale alla questione. Io Enrico vengo da... Enrico, tu, ovviamente tutti quelli che ci seguono, ho un background tecnico, sì. Perché io sono 20 anni che sto nel settore della tecnologia, sono originariamente un developer, uno sviluppatore di software, di programmi software, e ho due aziende, e quindi per me la tecnologia è qualcosa che fin da quando avevo 14 anni ho sempre accarezzato con estremo piacere e estrema emozione e passione. E sai, Bitcoin e tutte le criptovalute sono tecnologia, non mi stanco mai di ripeterlo, oggi lo ripeteremo più e più volte, perché questa deve essere qualcosa di diciamo così stampato col fuoco nella mente di persone che vogliono investire in questo settore. Quando parliamo di criptovalute parliamo di tecnologia e in particolare parliamo di blockchain. Quindi prima di tutto mi avvicinai a questo mondo parecchi anni fa,
direi tra il 2010 e il 2011, perché girando molto per eventi e conferenze, non necessariamente di trading, ma conferenze di eventi tecnologici, si cominciava all'epoca appunto a parlare di blockchain, di che cosa era. Sai, uno che è un'azienda deve essere sempre sul trend del mercato, e quindi ho cominciato ad approfondirla lì. Poi ho avuto l'estrema fortuna di lavorare diciamo, in un open space che fu uno dei primi, forse il primo addirittura, che ospitò il primo bancomat Bitcoin. E ti parlo veramente del 4 anni fa, 4 anni, no, 5 anni fa, quindi 2012. Parliamo degli esordi del Bitcoin, quindi cominciai ad operare. Io già facevo trading sui mercati finanziari. Però all'epoca, sai, non c'erano né i volumi su Bitcoin per pensare di far trading. Quindi ne ho comprati un po', ne ho comprati, ho fatto poi cash out, e quindi me li sono ripresi, poi li ho ricomprati più e più volte. Quindi, diciamo, parte veramente tanti anni fa il mio approccio con blockchain e con le criptovalute, Bitcoin in primis sicuramente. Però è nell'ultimo anno e mezzo che mi ci sono avvicinato con l'intenzione di fare trading di breve medio termine, quindi non solo come investimento di lungo termine, come poteva essere veramente nel 2011, quando ho cominciato ad avvicinarmi al mondo di Bitcoin, ma ho cominciato invece ad applicare e a portare il mio know-how di trader tecnico e fondamentale sui mercati finanziari classici, materie prime, azionari, valutari, su questo mercato. E ovviamente il resto è storia, nel senso che poi abbiamo visto tutti che cosa è successo nell'ultimo anno, anno e mezzo, sul mercato delle criptovalute. Quindi questo è stato un po' il mio percorso. Ok, bene. Io cerco sempre anche di coprire un po' l'aspetto tecnico della cosa. E abbiamo parlato di wallet, abbiamo parlato di blockchain negli altri appuntamenti, e in questo appuntamento avevo pensato come argomento tecnico quello del mining. Quindi vorrei sapere da te la tua spiegazione su cosa consiste e su quale attrezzatura è necessaria, perché abbiamo insomma, ho capito che con il tempo poi è diventato anche sempre più dispendioso, soprattutto per quanto riguarda Bitcoin, moneta, e se quindi ha ancora senso minare, in questo periodo. Allora, è una domanda davvero davvero interessante, potrebbe richiedere anche giorni la risposta. Cercherò di essere estremamente sintetico, perché immagino sia un argomento che interessa tantissime persone. Purtroppo, ti dico per esperienza, e l'esperienza l'ho maturata sul mercato sia attraverso il mio canale YouTube che raccoglie, insomma, molti interessati al mondo delle criptovalute, sia attraverso il corso sulle criptovalute, che quindi invece interessa persone che vogliono investire. C'è sempre la domanda sul mining: si possono far soldi, ci si può arricchire, si può diventare ricchi facilmente senza fare niente? Come ben sai, Enrico, sai, in questo mondo nessuno ti regala niente, e ancor meno te lo regala il mining. È vero che c'è stato un momento storico in cui fare mining, soprattutto su Bitcoin, poteva essere estremamente remunerativo. Però stiamo parlando, ragazzi, di anni addietro ormai. Vabbè, spiego un po' qual è il ruolo del miner, senza veramente entrare in aspetti estremamente tecnici. Te lo spiego esattamente Sì. come lo spiego ad una persona che me lo chiede per la prima volta. Il miner è un po' una sorta di commercialista digitale, perché il miner ha il compito di processare e validare le transazioni su quello che viene definito il ledger di Bitcoin o di qualsiasi altra, della blockchain fondamentalmente. Il ledger che cos'è? È il libro contabile, ok? Ecco perché porto questa metafora. È il libro contabile dove vengono scritte tutte quante le transazioni. Ok? Queste transazioni vengono appunto, diciamo, digitalmente scritte attraverso i blocchi che vengono appunto minati sulla blockchain, vengono scritte dai miner, che attraverso potenti sistemi hardware non fanno altro che risolvere la crittografia che c'è dietro alla blockchain. Perché le criptovalute, avrete notato che c'è la parola cripto davanti, cripto sta appunto per crittografie, quindi valute crittografate.
Bitcoin, per esempio, si basa sullo SHA-256, che è l'algoritmo di encrypting che viene fatto sul Bitcoin, e quindi queste informazioni devono essere decriptate affinché possano essere scritte in maniera univoca per sempre sulla blockchain. Il miner si occupa di far questo, cioè mette fondamentalmente il cosiddetto hashing powers, cioè la potenza di elaborazione di calcolo per decriptare queste informazioni, validarle. Una volta validate, vengono scritte sulla blockchain. E appunto in maniera atomica, univoca e temporalmente per sempre, nessuno più può accedere o modificare quell'informazione. Questa è la parte estremamente affascinante della blockchain intesa come tecnologia. A fronte di cosa? Non lo fa per beneficenza, ovviamente, lo fa per guadagnarci, perché viene pagato minando una criptovaluta. Il miner viene pagato con la criptovaluta stessa. E quindi si dice che i costi, per esempio, attuali in questo momento storico per minare un Bitcoin, quindi affinché un miner riesca a minare un Bitcoin, la transazione di un Bitcoin sono circa di 1000 dollari. Ovviamente bisogna pensare ad una cosa: 1000 dollari pensati su un mercato dove i costi di hardware e elettricità non sono assolutamente quelli in Italia. Perché in Italia oggi è impensabile, mi dispiace deludere qualcuno, è impensabile fare mining per gli enormi costi di elettricità rispetto ad altri paesi tipo la Cina in primis, ma anche se vogliamo, per non allontanarci troppo, l'est Europa, quindi dalla Cecoslovacchia, Polonia e Romania, all'America o al Canada, che già sono un po' più costose, ma sicuramente meno costose di noi. Quindi oggi lo scoglio principale in Italia è in primis il costo dell'elettricità, perché bisogna tenere acceso tutto il sistema hardware. E quando dico hardware, ragazzi, non mi riferisco a un computerino che avete comprato sotto casa a 400 euro. No, mi riferisco ad un investimento hardware importante. Quindi vuol dire, anche se voleste farlo a casa vostra e in maniera così autonoma, mettere su un sistema per far mining, dovete comunque comprare schede grafiche da 4-600 euro a scheda grafica, metterle a lavorare in parallelo, averne minimo 4, meglio se 8, attaccate 24 ore su 24 alla corrente, con ovviamente bank power nel caso in cui dovesse andare via la corrente. Tutto questo ha un costo. Quindi la domanda è, a fronte dell'investimento iniziale che si deve fare per fare mining, è possibile in Italia comunque con il tempo ritornare dell'investimento, il famoso ROI, il ritorno dell'investimento? Bene, è matematicamente dimostrato che praticamente non lo è. Infatti io non conosco nessuno che fa mining in Italia in maniera performante su Bitcoin, ma in realtà anche su Ethereum, perché Ethereum adesso con il nuovo update Metropolis praticamente renderà molto meno conveniente il mining. Comunque, quelli che conosco che stanno guadagnando qualcosa, uno sono usciti fuori dall'Italia, due hanno fatto enormi investimenti. Quando dico enormi investimenti, intendo investimenti non a tre zeri, ok? 4-5 zeri, quindi parliamo di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di euro. Quindi la mia risposta è, come hai potuto vedere, fondamentalmente no. O meglio, bisogna farlo trattandolo come un business. Non si può più pensare di guadagnare con il mining in maniera casalinga. Ecco, il no è Certo. riferito alla possibilità, al pensiero di far soldi, di ritrovarsi, essere pagati in Bitcoin o Ethereum, in maniera casalinga, spendendo poco e fa facendo pochi investimenti. Purtroppo è finita quell'epoca, c'è stata, è durata poco ed è finita. Sì, secondo me poi va anche a riallacciarsi con il discorso della Cina che diciamo è conosciuta come la patria del mining proprio per il motivo alla base che è il costo dell'elettricità, che credo che sia uno dei più bassi, che permette quindi
dà la possibilità a chi investe di avere effettivamente un ritorno sull'investimento molto maggiore rispetto a chi lo fa in altre parti del mondo, ecco. Assolutamente, pensa anche all'hardware, cioè la Cina è la maggior, una delle maggiori, o Esatto, la comunque fabbrica, la l'Asia, manifattura, certo. esatto, l'hardware lì costa molto meno, non solo, molti, i più grandi miner, diciamo i top 3 miner in Cina, sono anche, guadagnano tantissimo anche con la produzione di hardware per minare, perché poi l'hardware deve essere pensato ad hoc. Per quelle elaborazioni di calcolo, mi viene in mente Bitmain per dirne una che vende queste pennette USB a partire da 30-40 dollari. Ecco, se uno pensa di comprarsi la chiavetta per minare Bitcoin, Litecoin o Ethereum da attaccare al computer spendendo 70 euro e guadagnandone altrettante, mi dispiace, purtroppo la matematica ha dimostrato che non è così. C'è invece il cloud mining, che è un altro approccio che sta nascendo. E cioè quello di comprare, subaffittare, diciamo, una parte dell'investimento fatto da un grosso investitore che ha la server farm con le macchine super potenti, e tu, diciamo, paghi un abbonamento mensile o annuale o una tantum per accedere ad una piccola parte, quindi contribuisci in parte a questo grande investimento e vieni in parte, ripagato con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e così via. Però Sicuramente interessante per una soluzione come la nostra. vero, potrebbe essere interessante, non voglio assolutamente far nomi e far pubblicità, anche perché ragazzi, non ci nascondiamo che alcuni di queste aziende che sono nate con questa intenzione, altro non erano che schema Ponzi, schemi piramidali. Quindi a un certo punto hanno chiuso. E come al solito, chi è stato tra i primi, qualcosina l'ha pure guadagnato, ma chi è arrivato un po' più tardi ci ha solo perso. Quindi anche lì sono scenari molto difficili perché devi essere molto bravo ad individuare l'azienda. Io quello che dico sempre, se avete individuato un'azienda, andatela a trovare. Andate a vedere chi c'è dietro, che tipo di investimenti, il team, se possibile fate un viaggio. Tanto voglio dire, se volete investire in maniera seria, non è che 1.000 euro di viaggio per andare ad incontrare le persone, a vedere la farm, se esiste veramente, vi cambiano molto, no? Quindi meglio, come al solito, avere la conoscenza dalla propria parte, piuttosto che sperare di mettere 300 euro nella speranza di diventare ricchi. È sempre meglio spenderli in Chiarissimo, gratta e vinci, lo dico sempre a tutti, chiarissimo. facendomi tanti nemici. Secondo me, tra l'altro, questo discorso poi si lega ad un'altra domanda che avevo intenzione di farti, ovvero quella sulla ICO, ovvero questa nuova moda che c'è ora delle Initial Coin Offerings, che sono una sorta di equivalente delle IPO per quanto riguarda le azioni, le società che si quotano in borsa, e quindi sono delle quotazioni iniziali, una sorta di modo di diciamo, avere dei fondi da parte di una società che crea una moneta, e quindi c'è tutta questa attenzione intorno a queste monete perché hanno dei movimenti che sono diciamo, irrazionali, nel senso che sono movimenti con percentuali a due cifre, e quindi bisogna stare molto attenti, e anche in questo caso ti chiedo un consiglio da dare a chi si trova in queste situazioni a valutare una possibile moneta che sta per essere creata, o che comunque sia in via di creazione. Come valuti tu un progetto? Come valuti Sì. la Certo. bontà di una moneta? Allora, come hai detto te, sono una giovanissima e nuovissima forma di, diciamo, di crowdfunding. Se dovessi avvicinarla a Esatto. qualcosa, la avvicinerei a questo ecosistema. Quindi, bypassando, dei finanziatori privati e andando a chiedere direttamente alle persone che vogliono investire in quel progetto di finanziarlo. In che modo? Acquistando con la initial coin offer, quindi con l'offerta iniziale di quella criptovaluta, acquistando quella criptovaluta in base a quello che vogliono fare, che possono permettersi, in base a quanto credono e quanto vogliono investire su quel progetto. Ora, è successo che molte criptovalute che oggi stanno sul mercato sono nate come ICO, ok? E alcune hanno dimostrato, dopo appunto l'initial coin offer, di fare prestazioni e performance del 6.000%, quindi
cose impensabili su qualsiasi, anche sul settore, nel mercato, diciamo, azionario classico. E quindi ci sono persone che con un'attenta selezione, che con uno studio approfondito, sono riuscite ad investire, ad avere anche un ricavo enorme. E quindi, sai, quando ci sono questi guadagni, che succede, Enrico? Che tantissime persone cominciano ad addrizzare le orecchie. Guadagni veloci, guadagni facili, gente, storie di successo di gente che è diventata ricca dopo due o tre ICO, ci si buttano a capofitto. Come al solito, bisogna fare sempre estrema attenzione. Io dico sempre, quando ci sono soldi facili, ragazzi, non voglio dire che tutte le volte che sentite un'opportunità di far soldi in maniera facile e veloce, io quello che faccio è, prima di investirci anche solo un centesimo, mi do un tempo di studio adeguato per capire meglio quel settore, perché nella storia della finanza non sapete quante truffe sono state perpetrate con questo approccio, soldi veloci e soldi facili. E non è che il mercato delle criptovalute si sta sottraendo a questo approccio, anzi, è proprio un mercato dove, non essendoci nessun tipo di regolamentazione, fare una truffa è molto facile. È facilissimo, motivo per cui alcuni paesi si stanno irrigidendo e stanno cercando di, alcuni addirittura in maniera forte, a gamba tesa, come la Cina, per esempio, uno degli ultimi, ma non l'ultimissimo esempio di paese che ha vietato le ICO, e in fase, perché vuole darsi tempo di regolamentarle. Ok? Non voglio adesso entrare in discorsi geopolitici sulla politica non democratica della Cina come paese appunto non democratico che vuole controllare tutto. La verità è questa, la verità è che ci sono state tante ICO che sono stati dei fallimenti, addirittura delle truffe, tante persone hanno perso i soldi, perché ricordatevi sempre, di fronte ad un caso di successo con una persona che si è arricchita facendo una ICO, ci sono centinaia, forse migliaia e forse centinaia di migliaia di persone che hanno perso soldi. Non guadagnano tutti, ma come purtroppo sai, Enrico, questo è proprio il mercato delle criptovalute che ha creato ormai questo mito che spero duri il meno possibile, cioè che il mercato delle criptovalute è un mercato in cui ci butti dentro dei soldi a casaccio, cioè te li tiri fuori dal portafoglio, li metti nelle criptovalute, dopo un po' li ritiri e sei diventato ricco. Ed è una delle cose più sbagliate che una persona possa pensare di questo mercato. E quindi, tornando alle ICO, non sono regolamentate, fare truffe, o progetti che poi non vanno perché tu stai finanziando qualcosa che non esiste, ok? Quindi non sai se poi quel progetto verrà implementato. Ci sono ICO che sono state fatte e poi il progetto non ha mai visto la luce, non necessariamente perché era una truffa, ma perché non c'era dietro l'ecosistema imprenditoriale, tecnico e tecnologico, l'infrastruttura tecnologica per portarlo a compimento. E quindi è morta lì. Sì, magari qualcuno è riuscito pure a guadagnare in quei casi qualcosa se ha comprato e poi ha fatto il sell-off velocissimo non appena c'è stato l'apprezzamento iniziale. Potrebbe anche essere. Però i consigli, mi chiedevi Enrico, da dare alle persone che Sì. vogliono avvicinarsi a questo mondo. Piedi di piombo, ricordatevi sempre che le criptovalute, quindi le ICO, sono tecnologia, fondamentalmente. Quindi quello che dico sempre di valutare prima di poter pensare di investire in una ICO è cercate di capire, di avere più informazioni possibili sul progetto. Se il progetto non fornisce almeno un sito internet, dei white paper, della documentazione, delle roadmap, informazioni insomma che vi permettono di capire se c'è sostanza dietro a quel progetto, già vuol dire che non è, per me non è un progetto assolutamente da considerare. È qualcosa di non interessante, perché state investendo su qualcosa che è blinded, è completamente alla cieca. È lanciare la monetina e sperare che vada bene. E questo non è fare investimenti, no? Ripeto, torniamo alla gratta e vinci, vai al bar, ti compri il gratta e vinci e speri di diventare ricco. È lo stesso identico approccio. Quindi, in primis, raccogliere più informazioni possibili. In secundis, andare a vedere se ci qual è il team. Ecco, una cosa importante, essendo tecnologia, dietro ci deve essere un team che poi questo progetto lo sviluppa, no? Quindi bisogna andare a Certo. vedere chi c'è dietro dal punto di vista imprenditoriale. Che tipo di investimenti sono stati fatti? Che
chi sono gli sviluppatori e che competenze hanno. Io addirittura mi vado a vedere il LinkedIn degli sviluppatori del team per andare a vedere che cosa hanno fatto nel passato, se hanno esperienza veramente in quel settore. Perché, ragazzi, il settore della blockchain, io sono uno sviluppatore con 20 anni di esperienza alle spalle, eppure dal punto di vista tecnico della blockchain ne so pochissimo, e non è che con un mese o 2 mesi di studio divento un esperto, perché bisogna avere enormi competenze lato crittografico, sulla crittografia soprattutto. Quindi vado a vedermi LinkedIn, vado a vedermi che esperienza hanno, e quindi diciamo, prima di tutto informazioni sul progetto, secondo il team importantissimo, terzo direi andare a vedere qual è la roadmap di rilascio del progetto. Cioè, devo vedere delle date, delle deadline, devo sapere che quando uscirà la prima versione del progetto, an o ancora meglio, mi piacciono di molto di più le ICO dove il progetto già in parte è stato realizzato, poi magari deve crescere, evolvere, aggiungeranno nuove features, ma se già il progetto esiste, quella già è una cosa che è un punto in più a favore di quella ICO, un punto in più, ragazzi, non ho detto che è l'unico punto. Io credo che qui la risposta e la parola magica, per quanto non esiste magia in questo settore, è informazione, è la conoscenza che ci dà il potere di scegliere meglio. E non è detto poi che facciamo, che la scelta poi si trasformi in una scelta ottima, però almeno stiamo facendo qualcosa in maniera consapevole e coscienziosa. È un'arma in più che abbiamo. Sì, diciamo che il rischio comunque sia di perdere, come in ogni strumento finanziario c'è sempre, il fatto è che avendo un'informazione, una capacità di elaborare i dati che hai davanti a te ti permette di avere un margine in più rispetto al classico, come dicevi tu, cliente che compra a caso e spera in un guadagno esponenziale. Sicuramente essere informati crea un vantaggio statistico per quanto possa essere minimo, per quanto ci possa essere sempre il rischio di perdere che ti porta comunque sia ad avere un leggero vantaggio rispetto a chi questo non lo fa. Sì, E e quindi secondo me purtroppo, scusami, continua, finisci poi vai, sì. aggiungo. No, io dico, secondo me è fondamentale, come dicevi tu, informarsi e essere al 100% consapevoli dello strumento in cui si va a investire, come per ogni strumento che c'è nella finanza, insomma. Sì, perché con le ICO ancora di più. Cioè, l'informazione è l'unica cosa che possiamo avere, cioè la conoscenza del progetto, perché Certo. stiamo investendo in una scatola chiusa, stiamo investendo in qualcosa, e forse è questo che le persone che si avvicinano non capiscono all'inizio. Stiamo investendo su qualcosa che non esiste, su della carta straccia, che poi può avere valore o può non valere niente, appunto come la carta straccia, ma quello che stiamo facendo è investendo su qualcosa che non esiste ma esisterà. L'informazione e la conoscenza quindi di quel progetto è l'unico strumento che possiamo avere per decidere se investire o non investire. Detto questo, è ovvio che è una valutazione a un certo punto soggettiva e quindi si porta dietro tutte le, diciamo, le Certo, le incertezze del conseguenze, caso. no? Eh sì. Ok, dai, allora guarda, giusto per fare qualche esempio, no? Io pensavo di chiederti un qualche progetto, di fare qualche nome, non per dare consigli di investimento ovviamente, ma per rendere l'idea di quello che magari al tuo punto di vista può sembrare un progetto solido o un'idea fondata. E quindi Certo. magari se ci parli di qualche moneta, di qualche idea che per te può essere interessante e che insomma hai deciso di approfondire e di investirci. Certo. Allora, guarda, volevo aprirmi il grafico così ve lo faccio vedere anche con un Sì. grafico. E guarda, ti porto un esempio che è quello che porto spesso. L'esempio di una ICO già fatta, quindi la ICO già è stata fatta. Però la cosa interessante è, eccola qua, è OMG, il token di questa criptovaluta, è Omise Go, molti di voi insomma ne avranno sentito parlare, la conosceranno. Guardate qua, abbiamo avuto questa, l'apertura a mercato si è verificata il 16 luglio del 2017 e vedete un po' esponenzialmente che cosa è successo, da quando è stata praticamente aperta al pubblico.
questa criptovaluta ha fatto il 3000%, ok? In realtà ad oggi qualcosina ha perso e ad oggi stiamo ad un 2920%, insomma sono numeri stellari, no? Però porto questo esempio perché? Perché OMG, di cui insomma ho più volte parlato e più volte parlo, è una criptovaluta che nasce da un'esigenza ben precisa. Ecco, un'altra cosa nella scelta. Se quel progetto risolve una problematica che esiste su un mercato, già è qualcosa che nasce con uno scopo, no? Non nasce perché qualcuno ha detto, ah, buttiamo sul mercato questa nuova criptovaluta e vediamo come va. No, dietro a OMG, a Omisego, innanzitutto c'era una società che si chiama Omise. Quindi quando sono dovuto andare ad analizzare i fondamentali di Omisego, ops, fatemi scrivere, vi faccio anche vedere il sito, Sì, fai. eccola qua. La prima cosa che ho notato è che dietro a Omisego c'era questa azienda qui che si chiama Omise e sono andato, ho cominciato a vedere, a prendere informazioni su questa azienda. Questa è un'azienda che è solida, che fattura bene da parecchi anni e nasce ed ha il suo posizionamento geografico sul mercato asiatico, molto forte soprattutto in Thailandia. È un'azienda che nasce per risolvere una problematica a livello aziendale, non parlo della criptovaluta, per rendere più fluidi i pagamenti tra l'Asia e il resto del mondo. Perché qui l'ostacolo era appunto dato dalle banche asiatiche che sono molto lente nel processare i pagamenti e non ci sono sistemi di pagamenti veloci. Quindi loro si sono, diciamo, posizionati in quella fascia, soprattutto sui pagamenti online e attraverso cellulare. Già questo, capite bene che in fase di, Interessante. esatto, in fase di valutazione, già solo questo è molto interessante, no? Quindi già possiamo partire da diciamo, da un background importante. E poi mi sono andato a studiare le persone che c'erano dietro, che cosa ha fatto l'amministratore delegato, il CEO, qual è la composizione del gruppo tecnico, quali sono i rilasci di questa azienda. E Omise ha fatto nascere OMG, Omise Go, la criptovaluta, quindi è un'emanazione della criptovaluta. Ora, qual è il processo logico-mentale da fare? Questa azienda opera nel settore dei pagamenti online e attraverso altre piattaforme. È un gateway payments service provider, fondamentalmente, per dirla all'americana. Ha pensato di far nascere una criptovaluta. Qui si fa uno più uno, ragazzi, è veramente logica elementare. Mi viene da pensare che ha fatto nascere una criptovaluta perché a un certo punto, prima o poi, vorrà cominciare ad utilizzare la sua criptovaluta per i sistemi di pagamento. Certo. Quindi, andando ad indagare e a scavare il quando, la roadmap, eccetera. Pochi giorni fa, il 25 settembre, che cosa viene fuori dal loro sito ufficiale? Viene fuori che ha stretto una partnership con McDonald's Thailandia. Attenzione, qui c'erano già stati i primi rumors di questo accordo con la McDonald's agli inizi di settembre. E infatti, ragazzi, questo rally qua, importante, è stato fatto proprio per speculazione su questo rumors, no? Sapete il detto, buy the rumors, sell the news. E qui infatti è stato fatto proprio questo, cioè si è cominciato a creare interesse dietro a questa valuta per via di questo rumors. Poi magari la gente non ha capito che la partnership non era con McDonald's Worldwide, ma era con McDonald's Thailandia, ok? E partnership che poi effettivamente è andata a buon fine ed è uscita questa notizia. Quindi che cosa vi sto dicendo qui? Vedete come l'approccio alle ICO o comunque alle criptovalute è molto più simile ad un investimento sul mercato azionario, dove prima di tutto bisogna andare a studiare i fondamentali. Chi è l'azienda, chi c'è dietro, il progetto, gli economics, quanto fattura, eccetera, eccetera. È molto simile a quell'approccio. Quindi per questo mi piace sempre portare OMG come esempio. Perché nasceva in un contesto perfetto. Questa, per esempio, era una ICO a cui non ci ho partecipato, ragazzi, vi dico la verità, ma a cui avrei voluto partecipare. Quindi sono riuscito a prenderla, a comprarla in
momenti buoni di prezzo, ma non sono riuscito a partecipare alla ICO, ma questa è un'ICO a cui io avrei assolutamente partecipato. Chiarissimo, chiarissimo. Dunque, visto che siamo entrati, insomma, in un ambito di trading analitico, diciamo, vorrei, insomma, capire da te se ci sono delle tecniche che hai, diciamo, notato che comunque si rispettano, anche nel mercato delle criptovalute. Dei pattern, comunque sia delle tecniche di analisi grafica, insomma, solita che utilizzi o che hai visto funzionare nel mercato delle criptovalute. Quindi, essendo un mercato giovane, ovviamente, comunque sia c'è cioè poco storico e tutto quello che ne consegue. Quindi vorrei capire un attimo, se secondo te ha senso, se non ha senso, se ci sono delle cose che hai notato o comunque sia come, relazioneresti le cripto al mondo dell'analisi grafica classico. Ok, allora, interessantissima questo aspetto e già hai detto due o tre cose estremamente importanti e che vanno sicuramente sottolineate di nuovo. Ragazzi, stiamo parlando, come ha detto Enrico, di un mercato giovane, cioè di un mercato che possiamo dire nell'ultimo anno è esploso dal punto di vista dei volumi. E comunque, anche se è esploso, perché vi faccio vedere qui di che market capitalization stiamo parlando, coin market cap, stiamo parlando di un mercato totale globale che ha una capitalizzazione di mercato attualmente 144 milioni di dollari. Miliardi di dollari, potrebbe sembrare un numero enorme, miliardi di dollari, quindi è quasi, sì, 144 e 200. Potrebbe sembrare un numero enorme, se lo confrontate con l'azionario, ragazzi, è niente. È praticamente il volume di nemmeno una giornata di Forex, quasi. Perciò, i volumi sono estremamente sottili. Se poi li andiamo a vedere addirittura relazionati alle singole criptovalute, vedremo che le criptovalute a maggiore capitalizzazione sono queste prime, direi queste prime quattro, ci voglio mettere anche dentro Litecoin. Bitcoin che la fa da padrone, che ha 70 miliardi di 78, quasi 71 miliardi. Ethereum ne ha 28, Ripple ne ha quasi 8, Bitcoin Cash 6,5 e quasi 3 Litecoin. Ecco, queste sono le quattro criptovalute a maggior capitalizzazione di mercato. Nonostante questo, parliamo di numeri bassissimi, motivo per cui è un mercato ad altissima volatilità. Ora, queste due informazioni in che modo vanno? Fatemi mettere il grafico di Bitcoin, che forse è l'unico sul quale si può pensare di disegnare, ragazzi, parlo di disegnare, non di fare analisi tecnica, ma di disegnare concetti di analisi tecnica, perché è quello che ha una capitalizzazione maggiore, quindi è meno soggetto a volatilità importante, perché purtroppo in un mercato altamente volatile, ma che tipo di analisi tecnica pensate si può fare? Cioè, dov'è che potete andare a capire i breakout o dove posizionare lo stop loss per una strategia? È impossibile, perché sono mercati in cui si hanno oscillazioni anche del 20-30% in una giornata. Cioè, dove lo vai a mettere lo stop loss con un'oscillazione potenziale del 30%? E soprattutto, come fai a fare backtesting su un mercato che realmente ha un anno di storico? Cioè, di che backtesting stiamo parlando? Io faccio trading automatico, essendo un programmatore, c'è una fetta del mio portafoglio che investo facendo trading automatico. Quando faccio backtesting e vado a studiare quindi il passato per vedere se la strategia è solida e robusta, faccio backtesting almeno sui 7-10 anni. Per molti mercati voglio un backtesting di 15 anni per capire come si comporta la mia strategia. E sul mercato delle criptovalute ne abbiamo 12 di mesi da poter an andare a studiare. Quindi Enrico, per rispondere alla tua domanda, l'analisi tecnica secondo me attualmente non è applicabile come nessun altro tipo di analisi. Io faccio anche tanto pattern armonici, onde di Elliott, Ichimoku Clouds, sono tutti strumenti che lasciano il tempo che trovano. Non vuol dire che non possono essere usati, però non si può basare una strategia su questi strumenti. Però
Perché queste valute si muovono soprattutto per aspetti fondamentali e di aspetti fondamentali ne escono tutti i giorni, soprattutto in questo momento storico dove ogni giorno si aggiunge, c'è una banca centrale, una grande banca che dice qualcosa sulle criptovalute. Ieri Goldman Sachs che ha detto di cominciare ad essersi interessata al trading ad alta frequenza su Bitcoin. L'altro giorno Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, che invece ha dichiarato che Bitcoin è una frode e che le criptovalute non hanno nessun valore come asset. Insomma, notizie di questo tipo, ragazzi, creano in pochi giorni oscillazioni su Bitcoin, che è un mercato enorme. Qui del 40%, vedete questa discesa? Qui abbiamo due notizie, tre notizie, o meglio, due notizie. Una è quella della Cina, del ban della Cina per le regolamentazioni delle ICO e ovviamente poi la chiusura di alcuni exchange in Cina. E poi Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, che ha dichiarato quello che ha dichiarato. Cioè, qui, che io adesso... Se mi fossi tracciato, come in realtà ho fatto, perché la faccio poi un po' di analisi tecnica, mi fossi tracciato linee di supporti e resistenze, qui avrei potuto dire: Marco, ma questo è, fatemi togliere un po' di righe, Marco, ma questo è un test e spalla. Vedete qua la prima spalla, qui c'è la seconda spalla, qui c'è la testa. Allora posso pensare che se il mercato, a parte che con questi spike, ma come la disegno la neckline? Sì, Cioè, in effetti. Sì. di che cosa stiamo parlando? Capite, no? Detto questo, secondo me può aver senso farsi aiutare da diciamo, approcci di analisi tecnica, soprattutto per individuare supporti e resistenze, quindi le strutture di mercato, soprattutto se le strutture di mercato diciamo, cadono su livelli di prezzo psicologici. Non so, per Bitcoin mi verrebbe da pensare 2500 dollari, i 4000 dollari su cui adesso sta un pochino rallentando, poi l'ha rotti, è arrivato intorno ai 4,5, vedete qua 4467 dollari e adesso abbiamo una flessione perché ha sentito una soglia che è psicologica, ma se guardate bene non è solo psicologica, perché vedete che qua quante volte ci è andato ad insistere il mercato e l'ha usata come resistenza? Una, due, tre, quattro volte qua, cinque volte l'altro ieri. Quindi vedete che qualcosa possiamo leggere, però ripeto, questo almeno per investimenti di medio periodo non può essere utilizzata l'analisi tecnica per la scelta di entrata o di uscita. Bisogna sempre andare a vedere i fondamentali. Se abbassiamo il time frame, quindi andiamo a time frame più bassi, con sempre enorme competenza su quello che è il trading automatico, sempre sapendo fare bene il backtesting, si può pensare di avere strategie, ma che veramente possono durare qualche settimana, qualche mese, perché poi ci sono frequentemente dei ricaricamenti, dei reset totali sul mercato. Quindi, non so se sono riuscito a rispondere Sì, alla tua no, domanda, Enrico, io e a credo di aver trasmettere. capito, nel senso tu ti riferisci, diamoci, possiamo aiutarci con dei livelli che sono quelli classici di supporto e resistenze che vengono testati nel tempo, che magari corrispondono a delle sfide psicologiche per prendere delle posizioni in cui noi crediamo da un punto di vista fondamentale, quindi nel caso del Bitcoin in cui noi crediamo, se noi crediamo nel Bitcoin a livello di fondamentali, allora possiamo individuare dei livelli di supporto per magari entrare a livelli che siano un po' più vantaggiosi per noi. Ecco, questo è il Sì, concetto, penso. esatto. Ti posso fare anche un esempio pratico Ok. che è capitato proprio pochi giorni fa su Bitcoin per far capire una cosa fondamentale. Prima di tutto dovete avere in mente bene una strategia su qualsiasi criptovaluta. Strategia che può essere di breve termine, di medio termine o di lungo periodo, ma dovete averne una. Quindi dovete sapere esattamente quando entrare, ma ancora di più quando uscire in cash out, cioè quando portarvi a casa i soldi se il guadagno è stato fatto, viceversa quando uscire se le cose non vanno come avevate letto. Se non avete questi tre parametri in testa fondamentali, non state facendo trading, state semplicemente sperando di guadagnare qualcosa. Detto questo, rispetto a questo sell-off enorme che c'era stato su Bitcoin, dettato dalle motivazioni di cui ti avevo parlato prima, io avevo individuato un'area importante intorno ai 3.000 dollari. Perché
perché era una struttura su cui il prezzo, che il prezzo aveva sentito, ed era anche una struttura molto psicologica. Quindi mi ero detto, se il prezzo scende e dà poi un segnale però di diciamo inversione della tendenza, sempre facendo riferimento anche ai fondamentali, per me questa poteva essere, in realtà sì, questa fino ai 3,2, un'area in cui avrei potuto valutare un acquisto di Bitcoin, ma avevo potuto, diciamo, avevo valutato un acquisto anche per me, anche perché io credo e credevo in quei momenti nei fondamentali di Bitcoin. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, me lo sarei tenuto, ok? Perché credo nella valuta come proprio, diciamo, valuta di, come asset per generare valore. E quindi mi sono detto, anche se ci mettesse tanto tempo a recuperare quel prezzo, comunque me ne prendo un po' di Bitcoin, aggiungo posizioni perché di Bitcoin già ne avevo. Però ho aggiunto posizioni e avevo appunto scelto questo livello e poi sono riuscito a prenderlo, purtroppo non proprio ai minimi qui sotto, ma comunque poco sopra i 3.000 dollari. Già sapevo dove volevo uscire e mi ero dato per le uscite, mi ero dato, avevo anche fatto un po' di analisi tecnica perché mi serviva qualcosa di oggettivo, no? Mi serviva qualcosa per potermi dire, perché o ragionate sulla performance e quindi dite prendo qui e chiudo ad un 25% di performance, che ragazzi sono performance stellari, cioè il 25% ci sono trader che li fanno in un anno, ok? Gli hedge fund più famosi, mediamente, Sono anche tanti. esatto, e sono anche tanti, gli hedge fund famosi, quelli multimiliardari americani, hanno delle medie che vanno tra il 7, 10, 12, 15% di performance annuali. Qui stiamo parlando di 25% in qualche giorno. Piuttosto che ragionare sulla performance, io mi ero detto, se il prezzo, mi ero dato, diciamo, come primo livello i 4.000, ok, quindi stiamo parlando di un incremento di circa il 30%, da 3.000 a 4.000 è circa il 30%, e quindi diciamo, mi ero messo qui il mio primo take profit mentale, o meglio, non Sì. mentale, fisico. Qui ho scaricato metà delle posizioni che avevo preso e me ne ero dato un secondo intorno ai 4,5, che non abbiamo ancora toccato. Quindi un po' sotto a questo massimo qua. Quindi me l'ero Perfetto. messo, vi porto questa linea su, 4,5. Quindi qua io già mi sono scaricato metà della posizione e già ho fatto il cash out e sono praticamente rientrato quasi dell'investimento. E adesso il prossimo lo farò qui sopra, quando il prezzo ci arriverà. Ma so anche bene dove uscire se il prezzo dovesse invece venirmi contro e tornare indietro. Perché un'altra cosa, ragazzi, non pensate che perché parliamo di Bitcoin o del mondo delle criptovalute il prezzo non possa scendere in maniera importante. Io ero testimone quando Bitcoin ha perso il 90% in qualche giorno del suo valore e mi aspetto che, non, diciamo, non rimarrei a bocca aperta se dovesse riaccadere. Quindi sempre chiaro in testa, comunque anche una politica mentale di uscita dal mercato. Non aspettate che il vostro investimento praticamente vi mangi tutto quello che avete investito. Sempre bene chiaro in mente quando entrate, perché entrate, dove uscire e dove uscire in profitto e dove uscire in perdita. Ottimo, ottimo, chiarissimo. Vai, il tempo è quasi finito. Io ti chiederei un ultimo consiglio, un ultimo avviso, insomma, che ti senti di dare a chi si sta approcciando a questo mondo, giusto per chiudere Sì. in questa maniera e poi ci salutiamo. Ok, allora sarò diretto e anche qui mi farò più nemici che amici. Quello che dico spesso a chi si vuole avvicinare a questo mondo è se questo è un mondo dove è possibile ancora fare ottimi guadagni e ottime performance anche con capitali piccoli e anche in maniera veloce, ma come tutti i mercati ad alto guadagno e ad alta volatilità è anche molto facile perdere soldi. Perché ragazzi, qua su Bitcoin c'è chi sull'onda dell'entusiasmo, non capendone niente, ha comprato qua, su questi livelli qua, ha visto quest'impennata, ha visto quest'altra impennata e ha comprato tra i 4.500 e i 5.000 dollari. Tutte quelle migliaia di persone oggi sono in perdita, non stanno guadagnando niente, ok? Perciò,
Se pensate di entrare in questo mercato perché, ripeto, pensate che mettendoci i soldi tirate fuori i guadagni, sbagliate, fermatevi. Se entrate in questo mercato e non avete voglia di studiare i fondamentali, di capire meglio, la parte tecnica tecnologica, di seguire le notizie e i fondamentali giorno dopo giorno, quindi se non vi va di fare questo perché il vostro approccio è io voglio mettere dei soldi, poi dimenticarmene e tornare dopo 10 anni, questo non è il mercato che fa per voi. Quindi in realtà il consiglio che do è un consiglio purtroppo non motivante, ma demotivante, ma perché, lo faccio solo perché bisogna, su questo mercato bisogna stare attenti, è un mercato in evoluzione enorme. Noi non sappiamo tra 2 anni che cosa succederà, che cosa saranno diventate le criptovalute. È capace che tra 12 mesi non esisterà più Bitcoin perché ci sarà una nuova criptovaluta fantastica che ha risolto tutte le problematiche tecniche di Bitcoin e avrà preso il posto di Bitcoin e Bitcoin sarà tornata sui 5-10 dollari. Non lo sappiamo, quindi è un mercato che va seguito costantemente e quotidianamente. Se non volete far questo, perché a voi di stare appresso alle notizie, eccetera, non vi va, state alla larga, fidatevi. Viceversa, se siete disposti a farlo, è un mercato affascinante, estremamente affascinante, perché ragazzi, la blockchain è il futuro dal punto di vista tecnologico, è sicuramente il futuro, quindi è affascinante per questo, perché oggi siamo testimoni di qualcosa che sarà il futuro domani. Ed è anche un mercato dove si possono fare ottimi guadagni se avete un trading plan solido e delle strategie robuste. Insomma, il messaggio è non vi improvvisate. Chiarissimo, io ti ringrazio perché credo che tra tutte le domande ci sia stato veramente su ogni spunto una notizia importante da cogliere per l'utente, quindi ti ringrazio a nome di TradingView Grazie a voi. e proveremo magari a ristabilire un altro appuntamento per approfondire altre tematiche che sicuramente saranno interessanti, visto che comunque sia il tempo è sempre poco. E per il resto, ecco, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi ragazzi, grazie Enrico e grazie a tutti i partecipanti. Come al solito, buon trading a tutti e noi ci vediamo su TradingView. Esatto, un ultimo saluto va agli utenti che sono rimasti collegati e che ci hanno seguito e ci risentiamo su TradingView per i prossimi appuntamenti. Alla Perfetto. prossima. Ciao.